Dunque, arrivano richieste di grande efficienza della produttività dei dipendenti, soprattutto nell'ottica di soddisfare la qualità nel lavoro dei dipendenti, perché le persone che hanno vissuto l'esperienza per amore o per forza, intendo del concetto dello smart working obbligati a casa, hanno anche in molti casi lavorato non nelle migliori condizioni. Mi riferisco magari al notebook che non era sufficientemente veloce, mi riferisco a problemi nella connettività dei centralini telefonici nell'ambito dei sistemi, perché l'azienda non aveva il centralino collegato ai sistemi di videocomunicazione, mi riferisco alla disponibilità di dispositivi audio non adeguati. Insomma, in questo momento qui i clienti richiedono qualità e comprano prodotti di una maggiore qualità, ma di qualunque genere intendo, il computer, il PC più potente, la cuffia adeguata alle esigenze dei clienti, magari senza filo Bluetooth, perché prima avevano comprato una cuffia col filo esclusivamente per averla a disposizione, e tutto questo comporta che i prodotti venduti sono di una qualità migliore, che hanno anche un prezzo medio anche più alto, e questo è un aspetto per quanto riguarda tutto ciò che è hardware, ma naturalmente richiedono servizi equivalenti nell'ambito della sicurezza, perché più le persone sono sparse, distribuite sul territorio, a casa, dovunque siano, maggiore l'attenzione che deve dare l'azienda alla sicurezza, quindi i clienti richiedono un controllo, una verifica nell'ambito della security, e alla fine il servizio diventa anche la necessità di avere un help desk per sottrarre lavoro al personale IT dell'azienda, e quindi un ufficio help desk a disposizione dei clienti che permetta di rendere tutto più snello e più semplice, oltre che nel cercare una riduzione di costi che il cliente vorrebbe sempre ottenere. Se vogliamo, cerchiamo di rispondere con una strategia fra virgolette MSP, nel senso consigliamo ai clienti di acquistare hardware, software e servizi integrati in un progetto, in un contratto che noi chiamiamo di fleet management, che questo va per dagli smartphone ai tablet, ovviamente ai notebook, affinché il cliente abbia a disposizione tutto quello che desidera in un progetto di medio-lungo termine, perché se il cliente fa un contratto di fleet minimo parliamo di 2, 3 o 4 anni, per cui il cliente può proiettare in un tempo comunque di media durata, non lungo, la gestione dell'hardware, del software e dei servizi, budgetizzando anche i costi. E in questo modo il cliente ha anche già pianificato quando cambierà o vorrà, se vorrà, aggiornare i dispositivi dopo 2, 3 o 4 anni.